Stamford Bridge è la nostra meta per il match di oggi. Squadre pronte a darsi battaglia di fronte al pubblico delle grandi occasioni. Un caloroso saluto da Piero Gipardi e Daniele Adani. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals. Match che vede di fronte Beast e Royals. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Müller prova da solo, si oppone al tiro. Riconquista un pallone importante in attacco. Ottengono un calcio. D'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Ottimo intervento di Alisson. Ha provato a sorprendere il portiere con questo tentativo aereo. Palla che però non ha inquadrato lo specchio. Pier, io penso che qui abbia fatto. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. Palla in rete e la combinata grossa qui il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Perdono palla malamente. Saed Al-Owairan. Ha ricevuto Al-Owairan. Al-Owairan. Dialoga con Al-Owairan. Evita che il pallone esca, va sottolineato qui il suo lavoro. Occhio a Mané. Ed è ancora lui, doppietta personale. Match che riprende, ad allungato portandosi sul 2-0. Intervento punito dall'arbitro con il calcio di punizione. L'arbitro preferisce la dialettica, evidentemente non se ne è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pier, il calcio è uno sport di contatto, eh? Non è che si può ammonire ogni minimo intervento. Avanza verso la porta. Cross che non crea problemi al portiere. Può uscire tranquillamente e far quel pallone. Cancelo. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Prova Gerrard. Grande intervento del portiere. Lacroix. Va da Cancelo. Van Dijk. A metri davanti a sé, attenzione. Joao Cancelo. Müller. Servito Van Dijk. Palla per Joao Cancelo. Joao Cancelo. Servito di AB. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. James. Servito James. Bravo Van Dijk nella lettura. Avanza Müller. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Cancelo. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Stanno letteralmente dominando il gioco, fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso, trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete. Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta.
L'arbitro dice che il pallone è uscito, ci sarà rimessa. Müller. Al Owairan col pallone. Servito Al Owairan. Al Owairan. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Ripartono in campo aperto. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Müller. Al Owairan. Palla buona per Müller. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Occhio al corner. La mette fuori. Avanza con il pallone. Chiama il pallone in mezzo, è solo. Palla in rete, attenzione, si riportano in gara, meno uno. Il punteggio adesso è di 2-1. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo e fin qui il gioco funziona. Avanzano a caccia del momento giusto. Attenzione a Thomas Müller. Palo, pallone ancora pericoloso. Risolve il problema. Colpisce la traversa, non è finita. Conclusione che meritava miglior sorte. Palla respinta dal legno, fortunato il portiere nella circostanza. Sarebbe stato il gol del pari. Decisiva la chiusura qui, sarà calcio d'angolo. Corner importante, potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano a dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Ecco Sadio Mané. Ottima visione di gioco qui. Può controllarla, attenzione. Grande intervento di Alisson. L'arbitro ha fatto segno di aver visto tutto. Si gioca, c'è il vantaggio. Possesso palla interrotto. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Diaby. Thomas Müller. Super Alisson da pochi passi. Occhio al tocco in mezzo. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione a Stamford Bridge. Comincia il secondo tempo con i Royals fin qui avanti. Palla in out, sarà calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Corner che non produce risultati. Pallone per Van Dijk. La gioca su Mané. Parata straordinaria, come un gol. Palla allontanata, ma non è finita. Grande recupero difensivo. Situazione complicata. Thomas Müller. Pallone per Diaby, ha diverse soluzioni, occhio. Buon movimento di squadra. È tutto fermo, c'è la posizione di offside. Rodrigo. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino.
Vediamo. Si affida a forze fresche. Proseguono nell'avanzata. Interviene in scivolata e fa su il pallone. Mané. Sale Mané, supportato dai compagni. Attenzione, occasione. Ecco il gol. È la rete del più due che dà un po' più di tranquillità. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Il possesso di Gerrard. Alouayran col pallone. Sale Müller. Ha completato un fantastico hat-trick con questo gol. C'è l'errore sul rilancio del portiere. Palla in rete e l'ha combinata grossa qui il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Evita che il pallone esca, va sottolineato qui il suo lavoro. Sadio Mané. Occhio a Mané. Ed è ancora lui, doppietta personale. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Si affidano a forze fresche. Attenzione, occasione! Ecco il gol, è la rete del più due che dà un po' più di tranquillità. Sale Müller. Ha completato un fantastico hat-trick con questo gol, può essere orgoglioso della sua prestazione. Beh, direi proprio di sì.
Siamo a San Siro, nella scala del calcio, stadio meraviglioso. Buon divertimento amici da parte mia e di Lelia Dani. Si giocano l'accesso alla divisione superiore, non possono certamente sbagliare. Atmosfera sulle tribune è quella dei grandi appuntamenti, speriamo di non rimanere delusi. È una partita super importante che potrebbe decidere il loro futuro in questa competizione e regalare loro la promozione in caso di vittoria. Prima però c'è un avversario da battere, e loro devono essere bravi a interpretare correttamente il match, evitando di attaccare a testa bassa e attendendo con pazienza il momento giusto per colpire. In grafica la formazione titolare dei Royals per questo match: Alisson in porta, João Cancelo in difesa con Frimpong in posizione di terzino, Al-Wairan insieme a Moussa Diaby larghi sulle fasce, e due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Müller, Gerrard, pallone che finisce in rete, obiettivo promozione che in questo momento è raggiunto. Adesso però devono difenderlo dagli assalti avversari. Possono sfruttare l'inerzia del match in loro favore per chiudere i conti, vedremo se ne approfitteranno. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Colpisce la traversa e torna in campo. Se la cavano. Sono andati vicini al pareggio nell'occasione precedente. L'avevi indirizzata bene. Portiere salvato dal legno. Non ci sarebbe mai arrivato. Perde il pallone, attenzione. Può contare sull'aiuto dei compagni. Intervento pulito sul pallone. Minaccia sventata. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà punizione. Non riesce a scavalcare la barriera. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Arriva il giallo con un'ammonizione dopo appena pochi minuti che potrebbe essere condizionante. Eh sì, d'ora in avanti dovrà fare molta attenzione, Pier. Ogni contatto, ogni entrata fallosa rischia di mettere fine alla sua gara. Van Dijk. Cancelo. L'appoggia su Van Dijk. Nuovamente Mané, palla che si alza, nulla da fare, brutta conclusione. Di Maria, ha evitato un gol quasi certo. Müller ha scelto bene il tempo. Perfetto il tempismo qui, salva una situazione complessa. Palla che esce, qui poteva far meglio. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Si accentra. Di Maria! Ottimo l'intervento del portiere. Müller. Ecco Sadio Mané, avanzano i Royals, scambiano bene il pallone, può venire fuori qualcosa di importante, sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era pericoloso, possibilità di contropiede, attenzione, possono sfruttare la ripartenza, prova da lontanissimo, e c'è il gol, un tiro pazzesco, nulla da fare per il portiere. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Numero 15, Angel Di Maria. Cercano il gol, hanno questo calcio d'angolo per spezzare l'equilibrio.
l'aveva indirizzata bene qui di testa, non ha trovato la porta davvero per poco. Sì, Pier, la conclusione è leggermente larga, non fortunatissimo nella circostanza. Per me ha fatto il massimo. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Errore di Busquets qui. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Thomas Müller ha spazio per andare. Arriva la bandierina, fuori gioco di Mané, tutto fermo. Tackle vincente, pallone recuperato. Di Maria, efficace qui. Si guarda intorno, non ha dubbi qui l'arbitro, è rigore, episodio che può cambiare il match ed è un'occasione per passare in vantaggio. È il rigore del possibile vantaggio, supera il portiere con grande freddezza. Il punteggio adesso è di 2-1. Alo Guairá. Contrasto deciso. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. La parata del portiere qui. Aumenta la pressione, perdono il possesso. C'è il cross a cercare Di Maria. È entrato bene, è scivolata, ha corso un gran rischio. Pallone gestito da Gerrard. A metri lungo l'out. Alo Guairá col pallone. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Palla che finisce docile tra le braccia del portiere. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol, bisogna essere freddi, lucidi al momento. Occasionissima, Pier, intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. João Cancelo, 60 secondi da recuperare. Primo tempo che si chiude qui, non si placano le proteste dei tifosi di casa per quel calcio di rigore che, a detta loro, ha penalizzato la propria squadra, impedendo di andare al riposo con un altro risultato. I tifosi sono così, Pier, trovamene uno che sia d'accordo con una decisione dell'arbitro. Uno, eh? Però c'è tutta una ripresa da giocare per cambiare le sorti del match in loro favore. Loro devono dimostrare di essere una squadra matura sotto questo aspetto, capaci di guardare. Primo pallone della ripresa con i Royals costretti a inseguire. Occhio al pallone per Mané. Colpo di testa che non è finito poi troppo lontano dal palo. Busquets. Di Maria. Ci prova da lontanissimo. Stavano per farne un'altra, conclusione che è uscita di un soffio. E comunque il match, Pier, resta apertissimo. E se fossero andati sul +2, avrebbero poi rischiato di prendere il largo.
non sfruttano questo possesso. Brutto tackle da espulsione questo. Sané, palla soffiata a Thomas Müller, pallone che ha superato la linea laterale. Fanno girare benissimo il pallone, la perdono. Sané, palla intercettata, attenzione il palo, l'azione non è finita, iniziativa che finisce. Possono ripartire, attenzione, contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Comoda uscita del portiere, occhio al tiro, tiro che non può impensierire qui il numero uno. Tentativo di mettere pressione, Alouaira, traversore nel mezzo, l'azione sfuma. Donovan, Landon Donovan, Alouaira. Trova Mané, si oppone al tiro. C'è spazio davanti. Che intervento di Alisson. Batte lungo. Angolo troppo sul portiere questo. Rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina. Moussa Diaby. Passaggio per Van Dijk. Thomas Müller. Mané. Palla messa fuori. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Donovan, paglia qui e perde il pallone. Interessante la verticalizzazione qui. Sale Müller, posizione interessante per Müller. Recuperano il pallone, è punizione, posizione invitata. Il tecnico ha deciso questo cambio. Respinge la barriera. Servito Van Dijk. Apre su Donovan. Pareggio solo sfiorato qui. Ha cercato il jolly, ma il jolly capita una volta ogni tanto. Provano a creare gli spazi. Si accentra. Landon Donovan, efficace il pressing qui, palla in verticale sull'attaccante, ci prova, conclusione sporcata, ancora 600 secondi alla fine, ci provano ancora, non è finita, a metri per andare, e c'è il pallone in rete, è arrivato.
segnato il gol del pari. Hanno reagito lo svantaggio da grande squadra. Ora devono completare l'opera e cercare il successo per ottenere la promozione. 2-2, bella partita, parità assoluta. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. Sta per scadere il tempo, attacca alla ricerca del gol partita. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Decisivo l'intervento del portiere che salva forte il risultato. Visto che non manca ancora da giocare, se adesso non prende gol, probabilmente la partita sarebbe finita qui. L'allenatore sceglie questo campo, la mette in mezzo Kane, allontana la minaccia, c'è spazio per il contropiede, cerca e trova il compagno, riceve e controlla, vediamo se sfrutta l'occasione. Poco freddo qui nell'uno contro uno, conclusione sul fondo. Si dispera per questo errore, certe occasioni vanno colte al volo. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Prova a rendersi pericolosi, manca poco ormai. Prova a pescare il compagno che è solo. Palla che viene intercettata. Avanza inarrestabile. Cross in mezzo. Legge bene la traiettoria qui. Alo Wainan, cercato qui Chokol, c'è spazio sulla fascia, se lo beve, possono passare in vantaggio, ha sfoderato un super intervento qui. Questa parata, che è tutta istinto, la fanno solo i numeri 1. Corner battuto in mezzo, arriva il segnale di chiusura del match, pareggio che non ci voleva. Devono rimandare l'appuntamento con la promozione. Capita a volte di incepparsi a poche curve dal traguardo, Pier. Ora devono dimostrare che quello di oggi è stato un sì. Müller. Gerrard. Pallone che finisce in rete, obiettivo promozione che in questo momento è raggiunto, adesso però devono difenderlo dagli assalti avversari. Possono sfruttare l'inerzia del match in loro favore per chiudere i conti, vedremo se ne approfitteranno. Ci provano ancora, non è finita. A metri per andare. E c'è il pallone in rete, è arrivato il gol del pari. Hanno reagito lo svantaggio da grande squadra. Ora devono completare l'opera e cercare il successo per ottenere la promozione.
Serata che si preannuncia lunga e intensa, immagini che giocano in diretta dallo stadio dove sta per cominciare il match. Un saluto da Pierluigi Pardo e ovviamente da Daniela Dani. Gara che per questa squadra vale un posto nella divisione successiva. Mi aspetto un match incredibile, Lele. La pressione inizia a farsi sentire, Pier. Sanno che vincere oggi li porterebbe alla promozione e ce la metteranno tutta per centrare l'obiettivo. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. In porta Ederson. In difesa c'è Trippier con Roberto Carlos sulle fasce. Pedri insieme a Riccardo Kakà a centrocampo. Una sola punta, Harry Kane a fare a sportellate con i difensori. Interviene sul pallone e concede la rimessa con le mani. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Si prosegue per il vantaggio. A metri sulla fascia. Müller. L'arbitro ha visto il fallo ma concede il vantaggio. Intercetta il tiro. Pallone che passa agli avversari. Müller. Continua ad avanzare. Mané. Occasione per il vantaggio. Fa il suo dovere qui il portiere. Occhio al pallone in mezzo. Diaby. Pallone per Van Dijk. Il miracolo di Ederson da pochi passi. Palla che finisce docile fra le braccia del portiere che qualche istante fa è stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Nuovo possesso per gli avversari. Può andare in porta qui. Ha risolto problemi con questo intervento decisivo. C'è la rimessa con le mani. Brutta gestione di Martinelli. Mané. Müller. Il portiere dice di no. La mette in area. Attento qui il portiere su questo calcio d'angolo. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Brutto passaggio e pallone regalato. Il filtrante di Müller. Se la cava bene qui il portiere. Occhio al tiro della bandierina. Facile l'intervento del portiere su questo colpo di testa. Non un granché, devono fare meglio di così per segnargli. Entra bene in scivolata, senza fallo. Müller. Gerrard ha provato il gol dell'1-0, ma il pallone non è entrato. Si vedeva che era già pronto a esultare, ma dovrà riprovarci, Pier. Trippia. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Possono passare in vantaggio. Intervento volante. Palla verso il centro dell'area. Possono colpire di rimessa. Alo Wairan. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Trippia. Pedri. Kakà. Intervento in scivolata perfetto. C'è spazio, occasione. Intervento decisivo che interrompe il contropiede. Intervento falloso, ci sarà punizione.
Perde palla Van Dijk. Avanza palla al piede. Può dare il vantaggio alla sua squadra. Ed eccolo il gol. Vantaggio a sorpresa per quello che si è visto. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Può avanzare indisturbato. Ha l'occasione per riaprire il match. Fondamentale questa entrata. Perdono palla. Al-Waira. Al-Waira col pallone. Ottimo il tackle in area di rigore. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. E fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri a scoprirsi, per poi colpirli in contropiede. Devono stringere i denti qui se vogliono portarla a casa. Gli avversari stanno reagendo. Interviene e stava diventando pericolosa questa. Non era facile qui perché c'era un buon pressing su di lui. Arriva il cambio. Gabriel Martinelli. Torna da Kane. Ottima lettura in scivolata. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Il recupero sarà di un minuto. Si fa largo della tre quarti avversario. Chance da calcio d'angolo per raddoppiare il vantaggio. Primo tempo che va dunque in archivio, le squadre tornano negli spogliatoi. Secondo tempo che ha inizio con i Royals che dovranno reagire. Può guardare metri e sfruttare lo spazio. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Occhio a questo lancio. Prova Kakà. Ancora lui non sbaglia. Secondo gol personale. Match che riprende. Hanno allungato portandosi sul 2-0. L'arbitro concede la punizione. La punizione favorevole. Non mi sorprenderei se ci fosse il cartellino. A campo a disposizione. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Pedri. Kakà. Offre un assaggio del suo repertorio qui. Si è portato il pallone fuori, eccesso di sicurezza qui. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Grande tackle che sventa il pericolo. Ketia. Occhio a Kane. Va a botta sicura. E sarà rigore.
un'occasione fondamentale dal dischetto per dimezzare lo svantaggio. La parata del portiere. Palla messa in mezzo. Palla in rete, attenzione perché la partita si riapre. La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Intercetta bene in zona pericolosa. Vediamo come sfruttano il contropiede. Difesa avversaria piazzata male qui. Intervento provvidenziale, salva la palla gol qui. Viene pressato. E sentiamo tutto il disappunto dei tifosi per l'episodio di poco fa in area. Volevano il calcio di rigore. Porta via il pallone. Ci sono metri per andare. L'arbitro dice che il pallone è uscito. Ci sarà rimessa. Recupera palla intercettando il passaggio. Kakà. Ottima lettura sull'azione pericolosa. Avanza verso la porta. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Palla in palo laterale. Sané. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. La legge bene e intercetta. Potrebbe finire qui la sua partita. Attenzione, può arrivare il rosso. L'arbitro lascia correre. Occhio a Modric. Super Alisson qui. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Capisce tutto, recupera palla, attenzione. Può provare la botta. Kimmich. Attenzione da lì. C'è il gol del +2, vantaggio.